Benvenuti a tutti, un grazie particolare a Edurne Portela, a Paolo Di Paola e a Monica De Dana che saranno i protagonisti di questo incontro. Sono molto lieto di inaugurare con il libro di Edurne questa serie di incontri online dedicati a libri pubblicati negli ultimi mesi, ad autori a cui siamo particolarmente legati. Questa è una modalità che credo avrà molta fortuna in futuro. Che ha evidentemente pregi e difetti. Non ci troviamo nella stessa stanza, non possiamo vederci, non possiamo magari rallegrarci con l'autrice alla fine dell'incontro, però nello stesso tempo tante persone che stanno in posti diversi possono assistere a questo incontro e tante persone potranno assistermi anche nei giorni prossimi, nelle settimane a venire, visto che la registrazione di questo incontro sarà poi collocata sui nostri social. Noi abbiamo voluto riservare la possibilità di essere presenti in diretta, quindi per anche interagire, a ovviamente giornalisti e blogger, ma anche agli iscritti al nostro club, perché appunto durante i giorni del lockdown io ho pensato che dovevo trovare un modo per ringraziare tutti i lettori che ci sono stati vicini. E sono stati veramente tanti, e ci sono stati vicini nella maniera più semplice, cioè comprando dei nostri libri, e anche in maniera spesso più elaborata, quindi comprando dei libri, ma scrivendoci, interloquendo con noi in varie forme. In quei giorni molto tristi, molto bui, è stato molto importante sentire la loro presenza, ci ha dato molto coraggio, ci ha dato molta forza. Quindi io volevo assolutamente trovare un modo per ringraziarli, per ricambiare questa loro presenza e quindi mi sono inventato questa cosa che presenterà per loro alcuni vantaggi, ma insomma è soprattutto un modo per dire siamo una specie di grande famiglia nata in quei giorni terribili, ma che insomma spero continuerà a frequentarsi e trovarsi in giorni più lieti. Non voglio aggiungere altro, lascio quindi subito la parola a Monica, direi, se non ricordo male, e poi naturalmente agli altri due protagonisti, Paolo Di Paolo e soprattutto Edurne. Edurne l'altro anno era qui con noi fisicamente, in giorni non lontani da questo, ma spero che prima o dopo riusciremo a convincerla ad abbandonare il paesino di montagna in cui al momento si trova, e per raggiungerci di nuovo in carne e ossa, perché insomma non vogliamo perderci anche la possibilità di vederci, di parlarci, stando uno di fronte all'altro, magari anche bevendo insieme un bicchiere di buon vino. Grazie a tutti ancora e insomma assisto all'incontro da spettatore. Grazie direttore Quarantelli, sono Monica Bedana, sono un'ispanista dell'Università di Salamanca e in Italia formo traduttori e insegnanti di spagnolo come lingua straniera. A loro dico sempre, consiglio sempre di scegliersi all'interno di questa grande ricchezza che abbiamo di patrimonio linguistico, di scegliersi dei GPS. Uno dei miei 4-5 GPS che con più gioia condivido con gli alunni è Edurne Portela, per sapere in ogni momento dove situarmi all'interno della società come essere umano, come cittadino e come donna. Io parto da un dato, è un dato di ieri, lo passo a Paolo Di Paolo che poi magari lo commenta con Edurne ed è il dato con cui vorrei aprire questo incontro che mi emoziona molto perché se avete letto questo libro, se quindi conoscete già la traiettoria di Edurne, se la leggete quotidianamente nei suoi interventi in varie testate giornalistiche, saprete qual è il suo impegno nella società e nel capire qual è la nostra posizione in queste settimane. Ieri il dato del 2019 in Italia indica che 39.000 neomamme hanno rinunciato al loro impiego
perché non potevano conciliare la vita lavorativa con evidentemente la vita personale. Questo libro parla anche di maternità e carriera e sappiamo che sicuramente questo dato di 39.000 donne italiane, che poi sicuramente si rispecchieranno magari in altrettante donne spagnole e in altrettante donne in tutte le società del mondo, sarà destinato purtroppo a aumentare nel 2020 e questo è lo spunto che vi voglio dare per iniziare questo dialogo. Poi mi eclisso il più possibile, farò la traduzione più rapida possibile e rimango a disposizione poi quasi alla fine per qualche commento. Avanti. Grazie a Monica, grazie alle edizioni Lindau, sono molto contento di ritrovare anch'io Edurne, anche se da lontano, perché abbiamo avuto almeno due occasioni per incontrarci. Una è stata Incuentro a Perugia, dove appunto abbiamo dialogato con lei e con Manuel Vilas, e poi ci siamo ritrovati con José Ovejero a Roma, invece, in una serata appunto particolare. E quindi sono molto contento di tornare da lei, perché avevo molto amato il suo libro Meglio l'assenza, adesso è uscito appunto da un po', da diversi mesi, Forme di lontananza, e parleremo di questo in particolare, però c'è un filo tra questi due libri evidentemente, e il filo naturalmente è lo sforzo che fa Edurne Portela di capire che cos'è la violenza, che cosa fa la violenza, diciamo, soprattutto quando è silenziosa, quando non è esplicita, quando è una forma di violenza psicologica. Però prima di arrivare a questo, proprio perché Monica faceva riferimento a dei dati di queste ore, oggi sui social italiani, questo lo dico a Edurne perché è una piccola curiosità, ma insomma è utile a inquadrare, c'è stato uno scontro tra una scrittrice molto nota in Italia che si chiama Michela Murgia e uno psichiatra che si occupa di sentimenti, ovviamente ha parlato in pubblico del desiderio femminile, del fatto che, così secondo la sua visione, ma non ti chiederò di commentare questo, dico solo un dettaglio, secondo la sua visione una donna è fatta per suscitare questo desiderio maschile, quindi addirittura ha detto una frase molto problematica, perché ha detto se una donna esce per strada e non suscita il desiderio di un uomo deve preoccuparsi, così si è espresso. Ovviamente lo psichiatra ha detto questa cosa e Michela Murgia gli ha risposto in un modo abbastanza forte, come è giusto che sia, ma la cosa che mi ha più colpito non è tanto la sostanza della riflessione, quanto il fatto che a un certo punto questo psichiatra abbia detto, psicologo, psichiatra, non so, abbia detto a Michela Murgia, stai zitta e ascolta. E gliel'ha detto pubblicamente, gliel'ha detto quindi in una radio, di tacere, di stare zitta e ascoltare. Allora, naturalmente, il fatto che un uomo nel 2020 in pubblico dica a una donna, stai zitta e ascolta, è molto grave. Ed è assolutamente inaccettabile al di là proprio della questione. Quindi, allora, aggiungevo questo dato alla questione che poneva Monica, perché siamo molto, molto indietro rispetto a molte questioni che riguardano proprio l'equilibrio, appunto, in una società tra uomini e donne. Io finisco, anche io non voglio farla lunga, voglio dire che Forme di lontananza, che ha questo titolo, che è tradotto giustamente come appunto Forme di lontananza, ma estar lejos è proprio di stare lontani, di stare distanti, no? Quindi anche questo potrebbe essere una sfumatura interessante per ragionare, perché si sta distanti in molti modi, si sta lontani in molti modi, e anche stando vicini, o soprattutto stando vicini, potremmo dire, no? Dopo aver letto il libro di Edurne. Visto che chi ci sta ascoltando forse però ha letto il libro, ma potrebbe non averlo letto, dico solo un punto di partenza. È la storia, Forme di lontananza, di una donna. Noi ne conosciamo molti momenti della sua vita, non lunga perché è una giovane donna, ma insomma è arrivata giovanissima negli Stati Uniti, si è trasferita dalla Spagna e si è trasferita per andare a studiare, quindi a conseguire un dottorato in letteratura negli Stati Uniti, nel sud degli Stati Uniti. E quindi c'è una prima forma di lontananza che è quella dal suo paese, dalla sua lingua. Una delle prime, dei primi scogli, dei primi traumi è un trauma culturale. Ed è un trauma linguistico, come sempre succede quando uno trasloca in un altro ambiente. E poi c'è una relazione, questa lo accenno perché magari lo approfondiamo poi più avanti, con un giovane uomo che si chiama Matti, che per lei diventa una sorta di ancora di salvataggio all'inizio, perché è un uomo con cui riesce rapidamente a costruire una relazione che la fa sentire meno sola, evidentemente, quindi meno lontana.
Poi scopriremo, questo forse si può dire, ma è una delle cose che nel romanzo lasciano più sconcertati, che questo Matti a un certo punto l'ha messa alla prova senza che ci fosse bisogno di metterla alla prova, cioè lui in realtà conosce lo spagnolo, ma glielo nasconde in qualche modo, no? E lei deve fare questo sforzo esagerato di parlare in una lingua non sua, e magari l'avrebbe... È successo anche a me, devo dire, in una vacanza studio a Salamanca, peraltro, che la persona che mi ospitava in realtà sapeva qualche parola della mia lingua, che poi è molto vicina all'italiano, allo spagnolo, però insomma me l'ha nascosto fino all'ultimo giorno, quindi forse però in realtà lì non era sadico, era solo per farmi sforzare di parlare spagnolo, proprio a Salamanca, in una casa a Salamanca molte estati fa. La relazione tra Matti e Alicia è al centro di Forme di lontananza. Però voglio, ecco, chiedere subito, se Monica è d'accordo, a Edurne questo. Io credo che almeno i due libri che ho letto io, Meglio l'assenza e Forme di lontananza, indaghino proprio uno spazio molto molto simile, quello di una violenza che è esercitata in una forma di potere che si costruisce silenziosamente e che rende subalterno un altro essere umano rispetto all'altro, all'essere umano che governa questo potere, e lo governa silenziosamente, non esplicitamente, cioè costruisce una dimensione, uno schema per cui l'altro si trova comunque schiacciato e non se ne accorge. Nel caso di Meglio l'assenza c'è soprattutto l'infanzia al centro di questa prospettiva. Nel caso di Forme di lontananza c'è un rapporto di coppia, ma non è solo un rapporto di coppia, perché poi Alicia scopre di sentirsi lontana in tanti modi, come dice il titolo appunto, e c'entrano anche gli amici, il ruolo degli amici, c'entra il modo in cui una cultura ti fa sentire o non sentire accolto. Allora voglio chiederle questo: quando lei affronta un tema così impegnativo come la violenza, perché? Anche se forse è una domanda inutile, ma magari le dà il modo di raccontarci la sua officina, è affascinata, interessata, proprio da quando e soprattutto la violenza non si manifesta in un modo esplicito, quando cioè è ancora più insidiosa perché è nel silenzio che si propaga e quindi è meno riconoscibile, perché se qualcuno ti picchiasse subito, diciamo così, tu quella violenza la vedresti immediatamente in atto, e invece non riesci ad acquisire delle difese, dei meccanismi di difesa, perché quella violenza è subdola. E allora mi interessava che magari Edurne ci portasse dentro questa sua dimensione di riflessione, perché come diceva Monica è davvero decisiva, centrale, ed è la cosa che nel suo modo di scrivere è più forte, perché ti angoscia, perché ti chiedi quante volte tu sei stato non solo violentato, come può accadere, ma quante volte sei stato tu, invece, lo dico anche da uomo, capace di usare violenza senza accorgertene, no? Anche dire a una donna stai zitta e ascolta è una forma di violenza, anche se non è una violenza fisica. Ecco, scusate, poi non parlerò più così a lungo, ma serviva per introdurre forse la questione. Monica, creo que he entendido... Sí, Monica, yo creo que he entendido el comentario completo. Si hay algo que se me escapa, me puedes tú orientar. Pero bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por acompañarme y por también desde la editorial hacer este esfuerzo, ¿no? Para bueno, llevarme con la novela de alguna manera a Italia. Y gracias, Paolo, por tu lectura y por esta introducción, que creo que me sitúa muy bien en una reflexión sobre la novela, que, como bien dices, está muy relacionada con Formas de estar lejos, es cierto, en la indagación sobre la violencia. Pero es verdad que mientras que en Mejor la ausencia, a pesar de que hay una violencia que se genera en el silencio, también hay un ejercicio de la violencia más explícito, como la violencia machista o la violencia política. En Formas de estar lejos es verdad que hay un tipo, o investigo ese tipo de violencia que normalmente no llamamos violencia. Es una violencia que se genera a veces de forma inadvertida, que incluso no se siente como violencia, pero que es acumulativa, ¿no? Y que responde a un patrón de comportamiento que tiene que ver con ese juego de poder que también mencionabas, ¿no? Que es el control que genera por acumulación la sumisión, que genera esa sumisión que vemos que va creciendo paulatinamente en el personaje de Alicia. Y el ejemplo que ponía sobre la lengua, yo creo que es una de las primeras señales, ¿no?, de peligro. Es decir,
cómo Mati, a través de la lengua, ejerce ya, podríamos decir, la dinámica de la relación, en la que ella se siente más pequeña, ¿no? Ella se empequeñece y él toma ese papel de, bueno, de al principio de protector y también de... Mati es quien gestiona el mundo de Alicia cuando ella ese mundo no lo entiende bien. Entonces ya desde el principio hay una desigualdad de poder que, claro, que tú has notado, ¿no? Lo has notado muy bien. Grazie innanzitutto per portarmi con questo romanzo in Italia, e la tua riflessione, Paolo, è davvero molto pertinente rispetto al tema che il libro racconta. Tuttavia, in Meglio l'assenza era più esplicita la violenza macista e anche la violenza politica che aveva luogo in quel periodo storico. In Forme di lontananza invece è veramente la violenza come gioco di accumulazione, come gioco di potere tra l'uomo e la donna. E l'esempio che hai fatto sulla lingua è già un forte esercizio di questa dinamica, perché quando lui nasconde a lei di saper parlare la sua lingua, la rende piccola e quindi la rende in condizione di essere il mediatore tra il mondo personale di lei e il mondo esterno, quindi questo è già un esplicitare il suo potere accumulato. Y también lo que me interesaba explorar en esta novela era cómo a veces no somos conscientes de que se está ejerciendo una violencia sobre nosotras, ¿no? Es decir, cómo hemos normalizado las relaciones de poder entre hombre y mujer, en las que ese poder, bueno, se ejerce a través de, podemos decir, de la disminución del otro, ¿no? o del control, podemos decir, de hasta los más mínimos gestos, ¿no? Y asumimos eso que es violencia como si fuera normal, por lo tanto dejamos de reconocerlo como violencia. Mi interessava soprattutto in questo libro esplorare come sempre più spesso non siamo consapevoli e abbiamo normalizzato questo rapporto di potere che si svolge nel disequilibrio tra l'uomo e la donna, e come anche il controllo dei gesti più piccoli arriva ad essere un'espressione di quell'esercizio di potere dell'uno sull'altro. Come l'escucha y calla, no? La escucha y calla, sí, esta mañana realmente ha sido muy fuerte y llega además después de varias semanas en las que también hemos estado hablando de otro gran periodista para la historia italiana, que es Sindro Montanelli, que seguramente lo conoces. Ha salido otra vez a luz el hecho de que tuviera una mujer menor de edad, de 14 años, que era una esclava que se había traído de Abisinia cuando Italia tenía las colonias. Y entonces este señor tiene una estatua en Milán y esta estatua ha sido pintada como consecuencia de lo que se está viviendo en Estados Unidos. Y entonces lo que ha pasado esta mañana entre esta escritora y periodista y el psicólogo, que es una especie de Jodorowsky italiano, si queremos situarlo, pues entonces se añade a una tensión que se ha acumulado a lo largo de estas semanas y que además se añade todavía más a la violencia doméstica que se ha detectado en estos meses en los que hemos estado confinados. Paolo, il direttore, mi sono permessa di dire che questo episodio di stamattina tra Michela Murgia e Morelli si somma a quello che è successo alla grande discussione intorno alla figura di Montanelli nelle scorse settimane, e oltretutto alla denuncia di queste violenze domestiche che si sono state compresse nell'intimità in questi mesi di convivenza forzata, e quindi dati che peraltro in Spagna sono esattamente uguali che da Roma. Uno degli aspetti interessanti, dei tanti aspetti interessanti di Forme di lontananza, è anche l'indagine, che non è
schematica come non può essere in un romanzo sulle radici della violenza, cioè il comportamento di un uomo violento da dove nasce, ecco, proprio riprendo le suggestioni di Monica, no? È una questione culturale, è una questione psicologica, è una questione di eredità patriarcale. Ora, un romanzo non dà risposte, per fortuna direi, no? Nette. Un romanzo cerca di capire come è contorta una psicologia, come uno elabora ciò che ha vissuto. Allora, da un lato, noi a un certo punto capiamo che Matti, l'uomo di cui abbiamo detto, ha avuto degli esempi tutt'altro che positivi nella sua vita. Però uno potrebbe anche chiedersi, fingo di non avere letto il romanzo e dico, no, uno potrebbe dire, se la metti così, non possiamo giustificarlo perché ha avuto degli esempi negativi, no? E questo è uno dei temi importantissimi, secondo me, di questa narrazione. Cioè capire come uno può riscattarsi anche dai modelli, se ha la forza, se ha l'intelligenza, se ha la cultura dei modelli che ha ereditato. Però ancora più interessante è il fatto che parallelamente Edurne Portela indaga nella psicologia di Alicia e cerca di capire perché lei invece è così vulnerabile, è così fragile di fronte alla violenza. E anche lì bisogna tornare indietro nella sua vita, nella vita dei suoi genitori, nella vita del rapporto con i suoi genitori, per capire qualcosa. Poi per fortuna, dico, proprio perché dico un romanzo non è giornalismo, è qualcosa di molto più complesso, non è che sapere che Alicia aveva un rapporto, un certo tipo di rapporto con il padre che talvolta la mortificava, questo basta a spiegare tutto. Però sicuramente quella è una radice del problema. Allora la cosa che chiederei a Edurne è questo, se lei si è data una risposta, quando sente delle storie o le costruisce le storie, anche magari avendo ascoltato vicende vere, come sempre accade, se si dà una risposta rispetto a quanto pesa, ecco, questa potrebbe essere la domanda, l'eredità che riceviamo dai nostri avi, dai nostri genitori, perché il rischio è che uno potrebbe addebitare tutte le colpe alle spalle e cavarsela così, ma tutto è più complicato, quindi volevo capire qual è la sua visione su questo. Claro, yo estoy totalmente de acuerdo contigo que la novela, una novela no puede dar respuestas, porque si no sería una tesis, una novela de tesis o una novela dirigida, ¿no? Pero claro, lo que preguntas es muy interesante tanto en el caso de Mati como en el de Alicia. ¿Dónde está la raíz de la violencia en Mati? ¿Dónde está la raíz de la vulnerabilidad de Alicia? Y todo lo que hay en torno a esa violencia y a esa vulnerabilidad. Claro, yo cuando me pongo a escribir no tengo muy claro dónde voy. No sé qué le va a pasar a los personajes, no sé cómo van a recibir las cosas que le van pasando, cómo van a elaborarlas, qué van a aprender ellos. Entonces, para mí es una investigación, ¿no? La escritura es una investigación. Y lo que me pasaba con Mati es que me daba miedo justificar su violencia y su actitud simplemente porque su padre era un maltratador y porque no había recibido ningún tipo de educación sentimental. Yo quería ponerle un contexto, ese era su contexto. Pero claro, también quería ver cómo evolucionaba él a partir de ese contexto. Si él era capaz de crecer, de aprender, de cambiar o no. Y ahí es donde el personaje yo creo que tiene que ser único, ¿no? Que no puede responder a una supuesta tesis sobre la herencia familiar o sobre... En el caso de Mati, yo creo que es una persona que puede tener buenos sentimientos, que cree que quiere, que ama a Alicia, pero que tiene unas limitaciones afectivas muy grandes y una incapacidad de autocrítica muy grande. Eso sería como el esquema de su personalidad. Y que todo eso contribuye a que él evolucione, pero no igual como yo quisiera que evolucionara, ¿no? Desde fuera.
Mónica e luego sigo con Alicia. Sì. Allora, è ovvio che il romanzo non dà risposte. Da una parte mi interrogo sulla radice della violenza di cui Matti è depositario, dall'altra parte invece mi interrogo sulla radice della vulnerabilità che Alicia rappresenta. Ma quando inizio a scrivere non so mai dove vanno a parare i personaggi e soprattutto in questo caso non sapevo come avrebbero ricevuto l'essere i depositari di due storie così diverse come quelle che vediamo vivere tra le pagine del romanzo. Con Matti non mi bastava stabilire per lui il contesto in cui era cresciuto come un giustificante al fatto che fosse un personaggio che voleva imporre la propria violenza stratificata su Alicia. Il testo appunto doveva vedere se questo personaggio era in grado di evolversi positivamente, perché sì, è vero che da una parte vediamo che può avere dei buoni sentimenti, ma dall'altra parte vediamo che è totalmente incapace di fare autocritica verso questa violenza che comunque è occulta, è interna, però si palpa nel protagonista. Y en el caso de Alicia, a mí es un personaje que a mí me interesaba sobre todo para explorar esa vulnerabilidad, pero también los efectos de la soledad, de, como decías tú antes, Paolo, el efecto de ese choque cultural, de comenzar a vivir en un país completamente hostil para ella. Entonces, los efectos de esa soledad, de esa incapacidad para entender el mundo en el que está, que a ella le supone una inestabilidad, un desequilibrio emocional fuerte. Y claro, todo lo que lleva a ella consigo de vida, ¿no? O sea, que es parte, pues, otra vez pensar en la herencia, en la crianza, en la infancia, en también afectos contradictorios respecto al padre, la madre. Y claro, con todo eso, Alicia llega a un país en el que pues eso, no entiende, se siente sola. También llega con un bagaje sobre lo que se supone que es el amor, ¿no? Porque esa es otra de las herencias que cargamos tanto las mujeres como los hombres, no importa la orientación sexual que tengas, ¿no? La herencia también del amor romántico y lo que se supone que bueno, que esperamos de una pareja y lo que se supone que tenemos que dar a una pareja. Entonces, en este caso, por supuesto, esa carga que cada uno llevamos de nuestra crianza y nuestra herencia es importante, pero luego hay todo un contexto vital que cambia con los años y la capacidad de aprendizaje que tenemos, ¿no? Cuando la vida nos pone a veces en situaciones pues que no son las esperadas o las deseadas. Y ahí también está la diferencia en los personajes, ¿no? Como igual Mati evoluciona de una forma que le separa más de Alicia, ¿no? Y Alicia evoluciona cada vez metiéndose más en ella misma, ¿no? Y ahí podíamos hablar de otra forma de estar lejos, ¿no? Que también apuntabas tú un poquito antes, Paolo, que es esa soledad acompañada, ¿no? En realidad, la distancia entre ellos y la distancia de Alicia consigo misma. Sí, anche in Alicia mi interessava esplorare non solo quella sua vulnerabilità che è evidente, ma anche gli effetti della solitudine sul personaggio e dello shock culturale che suppone lasciare tutto, lasciare le proprie radici ed andare a trasferirsi e a lavorare in un paese di cui non si sa nulla. E effettivamente Alicia è incapace, soprattutto all'inizio, di capire il mondo in cui sta, il mondo in cui deve muoversi, e quindi questo la rende in balia di questa società che percepisce come ostile. Alle spalle ha anche però gli effetti, la carica dell'educazione familiare che ha ricevuto, degli affetti che si porta dietro, quindi il rapporto con il padre, con la madre, ma anche per esempio con gli amici e l'ambiente in cui è cresciuta.
E poi, come tutti noi, come qualsiasi uomo e qualsiasi donna, anche sulle spalle la concezione dell'idea romantica di amore, quindi quello che immaginiamo che siamo capaci di dare al nostro partner, indipendentemente dal nostro orientamento sessuale, e quello che ci aspettiamo dal partner stesso. E quindi ci mette a confronto con la nostra capacità di apprendere, di imparare quando la vita ci porta per cammini diversi rispetto a quelli che abbiamo immaginato. E quindi Matti reagisce in un certo modo, quindi reagisce con quella violenza occulta e covata all'interno, mentre Alicia si mette dentro se stessa, che è un'altra forma, una forma ulteriore di lontananza, non solo lontananza dal mondo esterno, ma prendere anche le lontananze da sé all'interno. Io, Monica, se sei d'accordo, farei un'ultima domanda, in modo che poi, se tu hai qualcosa ancora da chiedere, poi vediamo se intanto i lettori, no, hanno voglia di intervenire. Un'ultima domanda che è legata ancora a un'altra dimensione del romanzo e ha a che fare con, sì, con questa solitudine di cui parlavamo, ma anche con la difficoltà di rendersi conto di essere oggetto di violenza. Perché stavamo dicendo in fondo, no, delle radici di quella mortificazione o di quel senso di inadeguatezza, però poi il romanzo ci fa capire che per tirarsi fuori da quella situazione ci vuole un'energia incredibile, non è semplice. Questa è un'altra delle cose che è fondamentale secondo me nel modo in cui Edurne Portela l'ha raccontata, perché da fuori dici, possibile che lei non se ne va, che lei non esca da questa situazione. Poi dopo guardi intorno, grazie allo sguardo che ti offre Edurne, e ti accorgi che lei non ha nessuno con cui parlarne nei fatti. Allora è come se la rete sociale non ci fosse, un po' perché è in un paese straniero, un po' perché gli amici, quei pochi amici con cui interagisce, l'hanno più o meno messa in guardia dalla situazione, hanno parlato di lui come forse di un sadico, ma lei non dà un gran peso magari a quelle parole. C'è una cosa che fa anche un po' sorridere, che è il rapporto con questi due gatti che si chiamano uno Vargas e uno Liosa. E questo ovviamente è l'unico magari momento, no, di levità, però neanche i gatti sono così partecipi, evidentemente, lo dico un po' scherzando e un po' no. Diciamo che proprio la solitudine è davvero violenta. E allora tu ti chiedi da fuori, beh, ma insomma che ci vuole, no, a uscire di lì? E invece no, è proprio questo il punto, che quando tu non hai nessuno fuori, puoi stare solo lì. Allora io penso che in molte situazioni di violenza psicologica, lo dico con grandissimo rispetto ovviamente, quello che non valutiamo fino in fondo e a volte addirittura di violenza fisica proprio manifesta, proprio esagerata ed esasperata, quello che non capiamo è quanto sia difficile uscire da quella dimensione. Per quali ragioni? Anche lì non è che è solo autolesionismo, è proprio che per tirarti fuori da quella situazione hai bisogno di un'alleanza con il mondo fuori, e se questa alleanza è impossibile o negata, tu non ce la fai da sola a uscire. Forse, e questo chiedo a Edurne, la dimostrazione di quello che sto dicendo sta proprio nel fatto che Alicia ci mette molto tempo a capire in che situazione è. Cioè ogni volta è come se ricominciasse da capo. Quando ha dei segnali di quiete, almeno apparente, diciamo così, non dico che lo perdona, però cerca di superare continuamente e ricomincia da capo quella violenza, no? È come se tu a un certo punto tutto lo sforzo che hai fatto per renderti conto lo azzerassi di nuovo. Allora, ecco, chiede Edurne, no? Quanto anche questo è importante, perché proprio perché tu in un romanzo hai tempo di stare nella psicologia di un essere umano, anche questo è un aspetto complicato che da fuori è difficilissimo mettere a fuoco, no? Perché io sento molto spesso nelle storie di violenza sulle donne il giudizio di dire, ma come, ti buttava per le scale e tu non facevi niente, tu non te ne andavi? Ma quanto ci vuole a capire che è il momento di andarsene, e soprattutto quanta forza se non hai nessuno con cui costruire questo patto di alleanza? Ecco, anche nel caso di questo libro, secondo me, noi siamo messi di fronte a questa verità, che è difficile da accettare, però non è trascurabile il fatto che spesso in quelle situazioni si resta non per impotenza, ma proprio per impossibilità di trarsene fuori. E allora, ecco, volevo che Edurne magari su questo dicesse ancora qualcosa.
Ya, es que es un tema difícil, ¿no? Porque, a ver, yo, es que además la experiencia de muchos lectores es decir, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué aguanta tanto? ¿No? ¿Por qué no entiende Alicia desde la página 30 que este tío es un psicópata, ¿no? Que la está maltratando? Además, Alicia, una mujer inteligente, una profesora de universidad, una mujer con educación, la incapacidad de Alicia para reconocer que es víctima de un maltrato psicológico es terrible, ¿no? No llega hasta muy tarde en la novela cuando como que todo empieza a reubicarse, ¿no? En su cabeza y ya no hay marcha atrás, ¿no? Pero claro, ahí yo creo que tenemos muchos estereotipos sobre el maltrato y sobre qué mujer es víctima propicia, ¿no? del maltrato. Y pensamos normalmente que son mujeres sin educación, que son mujeres sin recursos, mujeres débiles, dependientes, pero no nos damos cuenta que para empezar, una cosa es la inteligencia de los libros y de la reflexión y demás, y otra cosa es la inteligencia emocional, ¿no? O sea, están relacionadas, pero no siempre funcionan a la par. Y yo creo que Alicia es un ejemplo de una mujer que, sin duda, es inteligente y tiene recursos, pero al mismo tiempo su mundo emocional es muy frágil por muchos motivos, en parte por todo lo que hemos dicho, pero también en parte por una concepción del amor que nace de la culpa. Es decir, si el otro no es feliz, es porque es mi culpa. Y si es mi culpa, yo merezco mi castigo. Entonces, eso que parece muy simple, en realidad es una forma de operar no solo en pareja, también frente a los padres, frente a otras relaciones afectivas de dependencia. Es una forma de operar que yo creo que las mujeres llevamos internalizadas o internalizado. Y nos cuesta mucho romper con esa estructura de dependencia basada en la culpa de las relaciones. Entonces, voy a poner solo un ejemplo que está al principio de la novela, que es cuando Alicia llega a casa y Mati está enfadado, rompiendo cosas. Alicia no entiende por qué y de repente él tira el cuaderno en el que Alicia ha escrito su diario. Entonces, Alicia, en vez de molestarse porque él ha leído su diario y ha violado su intimidad, se pone a leer el diario para entender por qué se ha enfadado Mati. Yo creo que esa escena resume mucho cómo se establece la dinámica de la relación y cómo Alicia piensa que la felicidad de Mati depende absolutamente del comportamiento de ella, que es un comportamiento que se tiene que ajustar a lo que decíamos antes, los parámetros del amor romántico. Y de cómo una mujer normal debe funcionar en pareja. Así es muy simplificado, ¿no? Beh, ci chiediamo subito perché Alicia sopporta e perché invece non capisce fin dalla pagina 30 che lui è uno psicopatico e che dovrebbe scappare da lì. Oltretutto è una donna brillante, una donna con formazione universitaria e però quando si rende conto veramente molto tardi della situazione in cui si trova. Questo perché? Perché
riguardo alla violenza che circonda le donne, esistono un sacco di luoghi comuni, un sacco di stereotipi. Siamo sempre inclini a pensare che vengano più colpite le donne che non hanno una formazione scolastica, che siano donne che dipendono economicamente dal marito, e quando invece Alicia appunto incarna tutto il contrario. In questo caso è l'intelligenza emotiva che supera quella visione stereotipata che si offre della violenza sulle donne. Lei è fragile perché ha questo concetto dell'amore che nasce dalla colpa. Se l'altro non è felice è perché io non sono in grado di farlo felice, quindi la colpa è mia e quello che mi succede me lo sto meritando. E questo le donne l'hanno davvero dentro, lo sentono dentro, è un bagaglio che si portano dentro da secoli e che difficilmente riescono ad abbandonare e che colpisce non solo i rapporti di coppia, ma un po' tutti i rapporti che le donne stabiliscono nell'ambito familiare o nell'ambito degli affetti che frequentano. E Edurne fa un esempio eclatante di questo tipo di dipendenza quando all'inizio lei arriva a casa e trova lui imbufalito e non riesce a capire perché, e poi invece vede che lui ha trovato il diario che lei scrive, l'ha letto e lei chiede spiegazioni sul perché di questa arrabbiatura tremenda, lui scaglia via il diario e lei invece di reagire prende quel diario, prende il suo stesso diario, inizia a leggerlo per cercare di capire che cosa può averlo ferito. Quindi quella è proprio la mettere in scena questo senso di colpa per le cose che faccio. Quindi la dinamica del rapporto si forma sul fatto che siamo felici solo se io mi adeguo a fare le cose che lui pensa che dovrei fare per renderlo felice. E questa è la trappola in cui la donna cade perché ce l'ha molto interiorizzata. Vediamo allora se c'è qualche lettore che vuole intervenire. In teoria dovrebbero scrivere nella chat, se ho capito bene, giusto? E poi noi prendiamo le domande. Vedo due commenti, infatti, nella chat. Uno è di Arpaia, mi sembra, di Bruno Arpaia, che ha dato un saluto perché aveva un altro impegno. Giusto? Tu vedi qualcos'altro, Monica? Sì, allora, traduco Edurne, hola a todos, no, nada, ningún commentario, non c'è ancora nessun commento, magari finché le persone... Ci dovrebbe essere una domanda di Elena, vediamo... Sì, sì, mi hanno attivato il microfono, la faccio addirittura con la voce. Benissimo. Allora, buonasera a tutti. Io voglio ringraziare Edurne perché l'ho scritto, detto, ridetto, stradetto. I suoi libri parlano di me. Lo dico sempre perché io sono figlia di un uomo che è stato molto violento e da tradizione il mio primo fidanzato è stato un fidanzato violento. Sono molto emozionata, faccio una domanda perché quello che io trovo nella scrittura di Edurne è una capacità di analisi per come io ho vissuto la violenza nella mia vita, una capacità di analisi perfetta, è esattamente così come lei la descrive, cioè i meccanismi sono quelli. E vorrei sapere se c'è stato un momento, un episodio di cronaca, un libro, un film, qualcosa che nel suo passato le ha fatto pensare voglio approfondire questi temi, voglio avere una sensibilità tale da riuscire a raccontarli così come sono, senza retorica, perché questo, da vittima che sono stata, è la mia percezione della sua scrittura su questi temi. Sì, la pregunta è se algo mi ispirò para... Sì, se hai algún episodio concreto che ti ispirò e ti dico quiero escribir sobre esto. Sì. Bueno, Elena, muchas gracias por el comentario, por la lectura y la generosidad de compartir esto con nosotros, ¿no? Y conmigo. En realidad no sabría decir si algo en concreto me animó a escribir sobre el tema.
Yo creo que en parte han sido experiencias propias. No digo que Alicia sea yo, pero yo creo que cualquier mujer de mi edad, que tengo 46 años, ha vivido alguna relación en la que cierto tipo de violencia, aunque fuera violencia no voluntaria, ¿no?, pero que ha sentido algún tipo de violencia en sus relaciones, a veces más fuerte que otras, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que está tan presente en nuestras vidas cotidianas, en la mía, en la de amigas, compañeras, que es un tema que siempre me ha interesado y que siempre he querido entender, sobre todo las consecuencias que tienen nosotras, ¿no? Cómo nos transforma la forma en que entramos en nuestras relaciones, el tipo de, bueno, de parejas que buscamos una vez que has vivido esas cosas, ¿no? Y qué tipo de amor queremos construir una vez que tienes el conocimiento de, bueno, de estas desigualdades que pueden llegar a ser tan dolorosas y que pueden destruirte la vida, ¿no? Entonces, esta novela para mí fue, como decía antes, fue una investigación, ¿no? Fue una indagación en el tema y también fue una forma personalmente de cerrar un capítulo, ¿no? De decir, bueno, esto es una novela sobre eso que llamamos amor, pero no es amor en absoluto. Ahora quiero pensar más positivamente en qué puede ser el amor, ¿no? Y no estoy escribiendo sobre ello, pero algún día yo creo que podré hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay temas que igual están tan presentes en nuestro alrededor que yo creo que es algo que nos pasa a los escritores y escritoras, ¿no? De alguna forma nos permeamos, ¿no?, de esa realidad y la ficción lo que hace es ayudarnos a intentar entenderla. Ti ringrazio Elena per il tuo commento, per la tua generosità, per averlo voluto condividere qui. Non sono in grado di dire che ci sia stata un'esperienza concreta che ha scatenato il desiderio di scrivere di questo argomento. In realtà credo che ho 46 anni e tutte abbiamo sperimentato in un momento o nell'altro della nostra vita questo tipo di esperienze. Ne ho parlato e ne ho condivise alcune con amiche, con colleghe, e quello che ti posso dire è che sì, ho sempre voluto capire perché, ma capire soprattutto le conseguenze che questo tipo di esperienza ha su di noi, come ci trasforma e come ci condiziona quando dobbiamo poi scegliere l'amore che viene dopo l'amore che ci ha fatto del male. E quindi quella scelta come la compiamo dopo che abbiamo vissuto esperienze che possono anche distruggerci la vita completamente. Quindi il libro è stato una forma di ricerca, ma è stato anche chiudere un capitolo su un'esperienza che in parte è personale. Non dico di essere io Alice, ma sì, in qualche modo ho voluto sia fare ricerca che chiudere un capitolo. Adesso vorrei pensare a come potrei scrivere dell'amore dopo, non lo sto facendo in questo momento, ma non si sa mai, e è inevitabile che tutto ciò che ci circonda sia permeato da questo tipo di violenza di cui praticamente respiriamo. Grazie. Bien, entonces voy traduciendo porque los demás pueden leerlo ahí. Dice que también en este libro me ha conquistado la centralidad del cuerpo, que es como un vehículo y un testigo y un espejo de lo que Alicia siente. Te pregunta cómo trabajas para describir el cuerpo femenino, para que actúe en este tipo de escenas. Y esta es la primera pregunta. Si quieres, vamos de cacho en cacho porque luego hay una segunda.
Sì, contesto a esta primera, ¿no? Sí. Qué difícil, no sé. agradezco la pregunta porque es verdad, el cuerpo tiene una centralidad total, ¿no? En la novela, es sobre todo la relación de Alicia con su cuerpo y lo que los demás esperan de su cuerpo, ¿no? A nivel de sexualidad, el mandato de la maternidad, bueno, un montón de cosas, ¿no? Y luego también Alicia tiene una relación a veces un poco difícil con su propio cuerpo. ¿Cómo lo trabajo? Pues es que no sé cómo decirlo sin que suene esotérico, ¿no? Porque en realidad cuando escribo siento mucho y me intento meter mucho los personajes, pero no solo en la psicología, también en su cuerpo, en lo que sienten a través del cuerpo, pues lo que huelen, lo que oyen, lo que tocan, lo que duele. Y yo creo que bueno, el nivel de concentración en la escritura es tan alto que al final bueno, la palabra traduce, ¿no? Todas esas sensaciones que en la escritura son muy físicas para mí. O sea, yo hay días que acabo exhausta después de escribir por eso mismo, ¿no? Entonces, es la única manera que tengo de explicar por qué tiene tanta centralidad. Yo creo que es por eso, porque es escribir desde el personaje también sintiendo su cuerpo, ¿no? No solo aquí. È una domanda davvero difficile di cui ti ringrazio e la risposta è che non so. È vero che il corpo ha una centralità speciale in questo libro, non solo per il rapporto di Alicia con il suo proprio corpo, con il suo stesso corpo, ma anche con ciò che gli altri si aspettano dal corpo di Alicia. Infatti poi il tema della maternità tocca direttamente il corpo. Potrei dirti, magari ti sembrerà strano, che è quasi un esercizio esoterico, perché mi metto dentro i corpi che scrivo e che descrivo e li sento talmente tanto che annuso, tocco, ascolto, davvero come se vivessi un'altra vita dentro di loro. E per me la scrittura è molto fisica ed è per questo che quando finisco una giornata di scrittura sono quasi esausta, perché davvero vivo dentro queste vite. Voy a seguir traduciéndote. Había una segunda parte de pregunta. ¿Cuáles son tus costumbres de escritura? Si tienes rituales, horarios especiales en los que prefieres escribir, si hay pasajes obligatorios para revisionar, ¿cuál es tu rutina? Pues por las mañanas, casi siempre, muy temprano. Me gusta estar en mesa, sentada, concentrada. Cuando hay ruido ambiente, necesito aislarme con música, normalmente música clásica, Satie, Mozart, Bach. Y escribo, reviso, 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 escribo. Paso más tiempo reescribiendo y revisando que escribiendo en sí. Entonces, bueno, hay días que puedo escribir unas cuantas páginas seguidas, pero nunca me siento y empiezo a escribir sin antes revisar. Pues... La mia routine è, mi piace scrivere la mattina presto, seduta a una scrivania. Te iba a preguntar si esa manía por la mesa de trabajo que tiene Alicia es algo tuyo. Yo lo seguro. Algo así.
ho aggiunto che per chi ha letto il libro sicuramente avrà visto che il tavolo su cui scrive Alicia diventa quasi un'ossessione, deve cercare la scrivania perfetta e la cerca durante un sacco di pagine, ma in ogni caso la scrivania, seduta alla scrivania ben concentrata, con la musica classica se devo isolarmi da altri rumori, quindi Mozart, Bach, e scrivo e faccio revisione, scrivo e faccio revisione, magari alla fine di una giornata ho scritto tante pagine, ma se non ho fatto una revisione intensa è quasi come se non ne avessi scritta nessuna. Sigo traduciéndote. Me parece que en esta novela hay realmente muchas formas de estar lejos, porque la violencia se desencadena dentro de la relación de pareja, pero hay también muchísimos más personajes violentos en la novela. Los blancos comparados con los mexicanos comparados con los negros, los que recogen el tabaco, los dueños, los antiabortistas sobre las mujeres, los estudiantes sobre las estudiantas, las suegras sobre las nueras. Allí también yo también he notado que a veces las más machistas son efectivamente las madres. Hay un momento en el que la suegra le dice a Matí, pero ¿cómo la vas a dejar ir a España y que vaya a su bola? Eso yo no lo permitiría. Y a veces es así. ¿Vivimos de verdad en un mundo tan violento? Es el resumen de la pregunta. ¿Vivimos en un mundo tan violento? Sí. Sí. Yo creo que sí. Una cosa es que no lo vemos porque esas violencias a veces ocurren dentro de las casas, dentro de las universidades, dentro de los lugares de trabajo, y no vemos todas esas violencias siempre. También a veces porque vivimos en un mundo más protegido que otras personas, que viven totalmente desprotegidas y son más vulnerables. Y otras veces simplemente no lo queremos ver. Pero yo creo que la violencia está ahí. Hay personas que tienen suerte y no se cruzan con ella tanto, ¿no? Pero eso no significa que no exista. Y yo creo que sí que vivimos en un mundo tremendamente violento. Y como digo, diferentes formas de violencia, ¿no? La violencia no es solo el golpe o el tiro o la bomba, ¿no? Hay violencia también económica, cuando dejas morir a parte de tu población de hambre, o cuando la mayoría de la gente de X barrio vive en la precariedad. Eso es violencia. Es violencia, por supuesto, el maltrato a las mujeres, el racismo es violencia. Yo creo que sí, que está en todos sitios. Sì, senz'altro sì. Una cosa è non vederlo, perché molta violenza avviene all'interno delle case, all'interno delle università, all'interno dei luoghi di lavoro, e perché in parte viviamo super protetti, ma c'è gente fuori, nel mondo di fuori, in strada, che sì, è più esposta a questa violenza. E poi altra cosa è non volerla vedere, ma violenza sono davvero tante cose, non è soltanto la violenza sulle donne, è anche la violenza economica che condanna la gente a morire di fame, è il razzismo, non sono soltanto le bombe o le pistole puntate. Prima di tutto, grazie per i suoi libri, estremamente necessari. Negli ultimi anni siamo stati sempre più testimoni di atti violenti, probabilmente c'erano anche prima, ma passavano inosservati. La cosa che a me sconvolge maggiormente è che ci sono persone che spesso negano l'esistenza di questi atti violenti, oppure li nasconde dietro a scuse che il più delle volte non reggono, si tende a minimizzare la cosa. Secondo lei, in base a tutte le ricerche che ha fatto su questo tema, è una forma di difesa oppure ci sono persone che realmente non riescono a vederlo come problema? Penso soprattutto alla violenza verbale, che forse è quella più semplice da ignorare o banalizzare.
Sí, claro, esto tiene que ver con lo que comentaba antes sobre la normalización de ciertas conductas. Y yo creo que el lenguaje violento o las formas de desprecio machista están o han estado hasta hace muy poco muy normalizadas, ¿no? Y eso puede ser, o sea, el lenguaje más insultante, digamos, como también el lenguaje que empequeñece a la mujer, ¿no? Que la hace dependiente, que la hace sentirse a la medida que el hombre quiere que sienta, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que son formas, pues eso, al final es una, a través de la normalización de ese lenguaje se normaliza la sumisión, ¿no? Y se normaliza el control. Y yo creo que la tarea está en visibilizar que eso no debería ser normal, ¿no? Y que no deberíamos aceptarlo como algo normal. Questo è strettamente legato a quello che ho detto prima sulla normalizzazione di certi comportamenti e senz'altro il linguaggio violento e di disprezzo che va dall'insulto feroce, ma anche quello che tende quasi graziosamente a rimpicciolire la donna è una forma di violenza. Quello che non dobbiamo permettere è che si normalizzi e che quindi questa sottomissione diventi una cosa normale proprio attraverso il linguaggio. Dovremmo sempre sottolinearla e denunciarla. Complimenti innanzitutto per i suoi libri. Le volevo chiedere se a suo avviso la maggior consapevolezza sul tema della violenza sulle donne contribuirà a migliorare la situazione. No sé, ¿no? Yo creo que contribuyen todos los esfuerzos que hagamos por visibilizar esa violencia y señalar su anormalidad, es decir, vuelvo sobre la misma idea, ¿no? Entonces, desde la cultura yo creo que se puede hacer mucho, desde la literatura, desde el cine, el teatro, las artes plásticas y por supuesto desde la educación, ¿no? Yo creo que estamos ahora mismo en un momento de cambio importante, ¿no? En ese sentido, y por eso hay señores como el psicólogo que se enfadan tanto, ¿no? Y que piden a las mujeres que callen y escuchen, ¿verdad? Es porque se sienten amenazados en esa posición de privilegio y poder que han tenido hasta ahora. Porque se sienten amenazados, porque cada vez somos más voces, tanto de mujeres como de hombres, que son algunos muy conscientes de esto, ¿no? Que estamos abriendo el debate público sobre lo que realmente es el machismo, que no se circunscribe a una violencia física, digamos, sino que el machismo son formas de comportamiento mucho más arraigadas en nuestra cotidianidad, ¿no? Entonces, yo creo que si hay tanta presión en contra del feminismo, que al final estamos hablando de feminismo, es porque realmente estamos consiguiendo un cambio de mentalidad importante. Certo, contribuiscono tutti gli sforzi che puntano il dito contro questa forma di violenza e sicuramente dalla cultura si può fare moltissimo, da tutte le forme di cultura, dal teatro, dal cinema, dalla letteratura, dalle arti plastiche e soprattutto dall'educazione, dalla formazione, dalla scuola. Perché come evidentemente è successo stamattina con Morelli, ci sono
sono persone dell'ambito dell'istruzione che si sentono minacciate nel ruolo che hanno svolto fino a questo momento, ma vedono e si sentono minacciate proprio dal fatto che siamo sempre più numerosi, le donne, ma fortunatamente anche gli uomini, a denunciare che non esiste soltanto la violenza fisica, ma che esiste una forma di violenza in tantissime sfumature, e quindi denunciare sempre e fare forza in questo senso e fare comunità in questo senso è sempre la soluzione migliore. Te agradezco mucho que hayas nombrado la escuela, la formación, porque hoy en Italia en 60 ciudades se sale a la calle precisamente por el abandono que ha sufrido la educación en estos meses en los que ha habido pandemia, el desprecio total hacia el volver a poner en marcha la escuela y la prioridad de poner en marcha todos los demás sectores. Y entonces te agradezco mucho que hayas hablado de esto, porque era una de las preguntas que te quería hacer. Ho voluto sottolineare il fatto che proprio oggi in Italia in 60 città scende in piazza per chiedere, ma non chiedere, proprio deve mettere delle bombe per far ripartire la scuola. Sono stati fatti ripartire tutti gli altri settori, la scuola no, e la scuola è proprio quella che evita anche questo tipo di violenza. La scuola evita tutto. Parece che non hai más pregunta, mi sembra che non ci siano altre domande, non so se Paolo vuole concludere e poi... Sì, ma solo sottolineando, perché ormai abbiamo superato l'ora e avevamo detto più o meno questo, di darci questo tempo, sottolineando un'espressione che ha usato Edurne, sulla quale credo bisognerebbe veramente riflettere. Lei ha detto educación sentimental, che poi è anche il titolo di un famosissimo libro di Gustave Flaubert, straordinario, ma... Proprio credo che il tema sia questo. Per anni io, quando andavo a scuola, sentivo parlare della necessità, che pure resta viva, di portare l'educazione sessuale nelle scuole, ed è ancora importante in Italia in particolare, dove ancora resta un po' troppo il retaggio del cattolicesimo, forse anche in Spagna per certi versi, ma comunque. E le persone giovani si educano con Pornhub prima ancora di avere le idee chiare, no? Quindi quello potrebbe essere un punto. Anche perché poi spesso anche certa pornografia instilla l'idea della violenza Nel rapporto fisico, e a 12 anni non puoi capire se quella violenza ha un senso, è consenziente, eccetera. Ma dico che invece mi interessa molto questo aspetto dell'educazione sentimentale, cioè se noi non mettiamo al centro l'idea che un individuo, maschio, femmina, qualunque sia appunto il suo orientamento sessuale, ha bisogno che ci sia intorno una rete fatta non solo dalla sua famiglia, ma anche appunto dalla scuola, fatta dagli educatori, fatta dagli adulti in generale, che, come dire, presiedono a questa educazione sentimentale, se non la mettiamo al centro dello sviluppo vero di un individuo che sappia nominare i sentimenti, che sappia usare le parole giuste per nominarli, che sappia evitare la violenza del linguaggio, no? Tutto questo fa parte della sua crescita, e probabilmente l'abbiamo sottovalutato questo aspetto. Quindi ecco, era più che una domanda, proprio una sottolineatura, perché Edurne, rispondendo, ha parlato di educazione sentimentale, e credo che è un'educazione che un essere umano non finisce mai di avere. Perché tu sei educato ai sentimenti anche a 50 anni, a 60 anni hai bisogno di capire come relazionarti con le persone della tua età, come vivere quella stagione che stai vivendo senza appunto esserne, come dire, ostaggio, no? Di una età, di una relazione. Allora è come se non finisse mai, però se noi non mettiamo delle basi all'inizio di questa storia, cioè nella tarda infanzia, nell'infanzia, nella prima adolescenza, probabilmente avremo degli esseri umani adulti che non sapranno nominare i sentimenti, che non sapranno maneggiarli. Allora, voglio finire davvero, ma dicendo che i romanzi come quello di Edurne, secondo me, contribuiscono alla nostra educazione sentimentale in questo senso. Perché ci aiutano a riconoscere delle cose di cui potremmo essere, da un lato, vittime, o dall'altra potremmo essere anche i carnefici, e quindi ci fanno confrontare con questa verità, complicata, scomoda, che talvolta siamo appunto le vittime, ma molte volte senza accorgercene siamo i carnefici. E allora, se non ci educhiamo ai sentimenti continuamente, io credo che la letteratura, cioè quando mi chiedono mille volte, l'avranno chiesto un miliardo di volte a Edurne, a che serve, sembra che la prima domanda che fanno uno scrittore è a che serve, come se poi dovesse avere un'utilità pratica leggere un libro. Va bene, allora io risponderò da questo momento in avanti
che la letteratura serve a educarci sentimentalmente. Mm-hmm. È d'accordo, sì. Edurne, tu? Totalmente d'accordo. sì, claro, o sea, la letteratura aprendes a nombrar los sentimientos, ¿no? Aprendes a reconocer muchas veces sentimientos que de otra manera no habrías reconocido, que están ahí, pero no sabes cómo expresar, no sabes cómo nombrar. Por supuesto, la literatura ayuda muchísimo para ello. Y sí, yo creo que una educación sentimental, además de la educación sexual, por supuesto, una educación sentimental es esencial. Y hay veces pues, que tienes la suerte de que encuentras a alguien en tu vida de joven que te ayuda igual, ¿no?, con esa educación, pero debería ser parte del currículum, por supuesto, en las escuelas, ¿no? Y me alegra mucho que digas eso de la novela, sobre todo siendo lector, no lectora, porque una de las cosas que más alegría me han dado es cuando un lector me dice que ha llegado incluso a entender comportamientos, ¿no?, dentro de, o sea, no digo ya individuales, pero dentro de la idea de masculinidad, ¿no? Y que la novela de alguna manera le ha hecho reflexionar sobre también comportamientos aprendidos, ¿no?, en eso, en cómo relacionarse en pareja. Entonces, bueno, si la novela hace un poquito eso, pues yo me siento muy satisfecha, ¿no? Si pone en el mapa también esa labor de reconocimiento, ¿no?, que a veces supone que es la literatura. Senz'altro con la letteratura impari a dare un nome e a riconoscere i sentimenti, contribuisce senz'altro anche a questo. Poi è essenziale ricevere, oltre che un'educazione sentimentale, anche un'educazione sessuale. A volte si è fortunati e si ha una figura di riferimento che ci guida e ci aiuta a svilupparci in questo ambito in modo più armonico. Però ti ringrazio soprattutto di aver detto da lettore e non tanto da lettrice che questo libro ti ha fatto riflettere sulla tua idea di essere maschio nei rapporti di coppia, magari a rifletterci su e a impostarli o a pensarci, a rifletterci su un altro modo. Credo che questo sia il complimento più bello. Bene, allora sentiamo l'editore, forse fa i saluti conclusivi. Io ringrazio Edurne, spero appunto di ritrovarla anch'io a Roma o Perugia o dove sarà, speriamo. E poi Monica, grazie, perché insomma ovviamente era essenziale, diciamo, la sua presenza, ma è stata proprio anche arricchente rispetto alle suggestioni che ha fornito, quindi è stata sicuramente una bellissima... Cioè se l'avessimo fatta dal vivo era perfetta, poi adesso l'abbiamo fatta così, ma va bene lo stesso. Muchísimas sì. Gracias por la lectura. Y a los dos por este rato de conversación tan, tan bonito. Gracias, muy generoso Paolo, además. Quello che io posso dire è che in fondo anche questo incontro è stata una forma di lontananza, no? Perché ciascuno è a casa propria o nel proprio ufficio, nel caso mio. Però Edurne è così vera quando risponde alle nostre domande, quando racconta i suoi film, i suoi libri, che è come averla avuta qua. E quindi io devo ringraziarla per quello che scrive, ma anche per come è, perché non capita di frequente di sentire una persona che è lontana veramente molti, molti chilometri ed è separata da noi, da uno schermo, così presente, così partecipe, così completamente coinvolta. Quindi grazie a lei innanzitutto e grazie a tutti voi per il contributo che avete dato e grazie a chi ci ha seguito. Secondo me, a giudicare dalle domande e dagli interventi con molta passione. Grazie a tutti. Vi posso leggere una cosina dalla chat?
perché credo sia importante. Paradossalmente questo incontro per me è stata una forma di vicinanza, perché da Palermo è l'unico modo in cui ho potuto partecipare. Oh. Pues besos a Palermo también. Y mucho, mucho amor para todos vosotros. Igualmente, gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Adiós. Chao, chao.